Siamo con Giacomo Ceccaroni al termine della partita contro la Lazio, qui in casa dei vostri avversari. Perdete 3-1, ma il Trastevere ha giocato una partita a mio avviso molto buona. Hai trovato il gol che ha riaperto l'incontro su calcio di punizione, li calci molto bene, infatti dopo il palo la palla è terminata in porta. E quel gol ha ridato vitalità al Trastevere, che poi però purtroppo ha fallito un tiro dagli 11 metri che avrebbe rimesso la partita sul punteggio di 2-2. Uscite sconfitti, ma con la testa alta, come l'hai vissuta tu? Com'è andata e soprattutto cosa ti è passato per la testa nel momento in cui hai calciato la punizione? Quando ho calciato la punizione ho pensato subito a dove metterla, dove il portiere non se la poteva aspettare. E secondo me ci abbiamo creduto fino all'ultimo, tranne gli ultimi minuti. Però dal 2-0 in poi ci abbiamo sempre creduto fino al 3-1, se me abbiamo un po' mollato. Potevamo sfruttare meglio alcune occasioni. Il rigore capita di sbagliarlo, chi c'ha il coraggio di tirarlo può pure sbagliarlo. Capita. Purtroppo quel calcio di rigore è stato parato dal portiere della Lazio e da lì in poi forse è cambiata un pochino la faccia della partita, perché in quel momento eravate particolarmente Esatto. galvanizzati, forse vi siete un po' scoraggiati, però sul campo più difficile, contro l'avversario più difficile, oggi secondo me si è visto un grande Trastevere. Purtroppo non portate a casa neanche un punto, però congratulazioni a te e congratulazioni alla squadra. Non so se vuoi dedicare a qualcuno in particolare il tuo gol. Mio padre, che mi porta ogni partita. Allora, grazie a Giacomo, complimenti a te e a tutti i tuoi compagni di squadra. Grazie.